Salve ragazzi, ben ritrovati in un appuntamento con Apple Zain. Oggi andiamo a recensire un prodotto che ci è arrivato qualche giorno fa. Si tratta di Il Comodino, un comodo stand per i nostri MacBook e Netbook che ci è stato gentilmente offerto dal sito DMS ed è stato realizzato dalla Cable Technologies. Allora, andiamo ad aprire la scatola ed ecco il nostro stand. Allora, vi posso cominciare a dire che le dimensioni di questo stand sono alquanto ridotte. Infatti abbiamo 320 mm di lunghezza per 280 di larghezza per 35 di altezza. Allora, le caratteristiche di questo stand sono ben 4. Allora, abbiamo ben 4 porte USB sul lato posteriore dello stand che sono facilmente collegabili al nostro computer grazie a un apposito cavetto USB. Poi, sul lato anteriore dello stand invece abbiamo una comoda gomma sulla quale possiamo appoggiare i nostri polsi e che rende la scrittura sui nostri computer molto più confortevole. Poi, sul lato frontale dello stand invece abbiamo una piattaforma che permette di regolare l'altezza dello schermo rendendone l'uso più confortevole. Questo stand, questa piattaforma può alzarsi da un minimo di 5 gradi a un massimo di 20 gradi. Poi invece dietro allo stand ci sono ben 4 rotelline. Queste rotelline permettono di spostare lo stand da una parte all'altra della scrivania senza problemi, però data la posizione di queste rotelline permettono anche di fissare in un certo senso lo stand in un certo punto senza che questo slitti da una parte all'altra senza controllo. Quindi ora metteremo il nostro MacBook sullo stand per farvi rendere conto un po' come si presenta una volta che poggiate il vostro computer. Allora, come già vi ho detto prima, quando colleghiamo il cavetto USB al nostro computer, automaticamente le 4 porte USB posizionate sul lato posteriore dello stand cominceranno a funzionare. Allora, questo stand ha un prezzo di 19,89€, quindi ragazzi potete acquistare questo oggetto sul link che metteremo in basso a questo articolo per ogni altra informazione potete leggere la recensione che lasceremo sempre su questo articolo. Per oggi è tutto ragazzi, alla prossima recensione, ciao ciao!